Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli scontri, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera, benvenuti, buon sabato, ed è da tanto che non dico anch'io buon sabato, perché questa settimana ho siglato una sorta di triplete, perché sono da tre serie consecutive che vado in onda col 60 News. Ebbene, faremo recuperare i turnisti, quelli soliti, con la prossima settimana, ma intanto vedete, la cosa che più importa non è chi va in onda o meno, ma è l'argomento, e oggi è di grande interesse, suppongo, nutrizione e psiche, perché quando ci dicono se siamo in salute dobbiamo pensare al corpo e alla mente, soprattutto che ci sia un equilibrio. Con chi parleremo? Con due professioniste della Loki, della prima inquadrata, ed è Susanna Fieromonte, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Ora noi lo siamo praticamente a zero, ma se non lo siamo ci fingiamo proprio che non abbiamo nessuna, come se non avessimo nessuna conoscenza, in maniera da rendere edotti tutti quanti di quelle che sono le qualifiche, degli argomenti che tratteremo. Buonasera, benvenuta in trasmissione intanto dottoressa Fieromonte. Ecco, dicevo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, che significa? Buonasera innanzitutto. Allora, diciamo che lo psicologo prima di tutto studia il comportamento umano. Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale vuol dire, cognitivo, che lo psicologo lavora sul pensiero del paziente o comunque del soggetto, vuol dire che si va a trovare i pensieri disfunzionali, cioè quello che non va nella persona, per poterli modificare con dei pensieri più funzionali, quindi più positivi, e modificare, no, diciamo, quello che si può modificare, quello che no si accetta dando un significato, ok? Mentre invece comportamentale vuol dire messo in pratica, nel momento in cui si è lavorato sul pensiero, sì, viene messo in pratica subito, diciamo che prima si lavora cognitivamente e poi a livello comportamentale alla fine della terapia. E mentre lo psicologo, diciamo così, di base si occupa più del sostegno e della consulenza, lo psicoterapeuta fa un lavoro vero e proprio sulla persona, quindi un lavoro di cambiamento, e un lavoro in cui io dico sempre: io sono l'esperto perché ho gli strumenti per poter far star bene la persona, ma l'altro è lo scienziato che sa tutto di sé, quindi più informazioni riesce a darmi e fornirmi e più io sono capace di dargli gli strumenti, diciamo, per poter stare bene. E oggi legheremo tutte queste disquisizioni al discorso anche del comportamento alimentare, sì, della nutrizione. E quindi la prima cosa che mi vengono in mente sono i disturbi alimentari, così andiamo subito al dunque. Ecco. I disturbi alimentari, diciamo che se ne parla poco dei disturbi alimentari, sì, no? E sono più frequenti di quanto uno possa pensare. Innanzitutto, diciamo cos'è il disturbo alimentare. Il disturbo alimentare è caratterizzato, diciamo, diamo proprio la definizione esatta, sì, è caratterizzato da comportamenti e da pensieri disfunzionali riguardo l'alimentazione, il controllo del peso corporeo.
e diciamo che c'è un'attenzione ferrea su tutto questo, d'accordo? E, sì. E sono, noi diciamo, sono più frequenti rispetto a quanto si pensa, perché ne soffre una persona su 3 milioni in Italia ne soffrono, è un disturbo della società occidentale. Se noi andiamo in Africa tutto questo non lo troviamo, perché lì c'è la ricerca ovviamente del cibo. In Occidente siamo più per la forma, si dà attenzione all'aspetto fisico, alla magrezza, lo si vede in TV, lo si vede anche se andiamo sui social, no? Se noi apriamo Instagram non vediamo altro che forme carine, insomma la magrezza messa diciamo al bando, okay? Quindi viene richiesta che la donna, che soprattutto è diciamo un disturbo che riguarda le donne, ma negli ultimi anni anche l'uomo, sì, perché si dà maggiore attenzione anche a questo. E la frenesia, la maniera anche di vivere. E la maniera di vivere, assolutamente. Se noi andiamo, per esempio negli anni 50-60, ai tempi di Sophia Loren era una donna in carne, quindi veniva ricercata quel tipo di donna perché c'era un tipo di cultura diversa. La cultura riguardava diciamo la riproduzione, nel senso che quello che interessava dell'altro è che fosse in salute, quindi essere in carne voleva dire essere in salute e saper portare avanti una famiglia, una prole, una gravidanza. Ad oggi invece no. Se noi andiamo a vedere anche gli stilisti, no? Negli ultimi tempi sono stati più criticati, più messi diciamo al bando, e hanno avvantaggiato ragazze anoressiche, o meglio nelle selezioni venivano prescelto, venivano anche consigliate, no? Che comunque andava bene, sì, una taglia anche 34, 36. Messi al bando, sì. Esatto. E fino a pochi giorni fa, no? C'è stato un post proprio di una modella che ha parlato proprio di come è riuscita ad uscire dall'anoressia, che adesso spieghiamo, insomma. Sì, l'anoressia è un aspetto, esatto, curato. Esatto, un aspetto importante. Quindi il fatto di richiedere comunque delle figure magre non fa altro che diciamo che non è questa la causa, ok? Ma questo è un fattore di rischio importante, certo. D'accordo? E per quanto riguarda i disturbi alimentari, diciamo che quelli più conosciuti sono l'anoressia nervosa e la bulimia. La bulimia. Esatto. E cos'è la bulimia? La bulimia diciamo che è caratterizzata da grandi abbuffate, nel senso che la persona ingerisce tantissimo cibo, dopodiché mette in atto dei meccanismi di compensazione, diciamo noi, no? Che sono per esempio la dieta ferrea, quindi da che c'è una abbuffata, da che è dieta ferrea, o vomito, o attività fisiche estrema, o anche uso di lassativi e di diuretici, ok? Anche un cambio repentino di abitudini alimentari. Esatto. Che succede? Succede questo, diciamo noi, che nelle abbuffate, perché rientra lo psicologo? Poi ovviamente la dottoressa Moio spiegherà l'aspetto un po', ecco, della dieta. Le abbuffate è quando si va a briglie sciolte. Sì, si va a briglie sciolte, però a noi terapeuti interessa capire il perché, no? Sì. Noi lavoriamo sulle emozioni, sì. D'accordo? Quindi diciamo che le abbuffate sono sempre precedute da una grande emozione negativa che non viene controllata, d'accordo? Noi in generale, come dire, ci emozioniamo sempre, però riusciamo a gestirle quando più, quando meno. E quando c'è una patologia, ma questo non riguarda solo l'alimentazione, oggi perché parliamo di questo, ma in tutte le patologie non c'è una gestione dell'emotività, d'accordo? Quindi sì, le emozioni, sì, sì, vengono vissute in maniera amplificata. In questo caso, diciamo, l'emozione negativa porta alla buffata. La persona, noi diciamo, in quel momento è come se si calmasse quell'angoscia, d'accordo? Sì. Che poi questo è uno dei fattori di mantenimento che riporta, come dire, ad avere di nuovo la buffata. Quindi nel momento in cui si calma, sta tranquilla, finita la buffata, purtroppo arrivano i sensi di colpa e la vergogna. Ok, sono quelle emozioni non quello gestite. Quello che succede a tavola è conseguenza di quello che succede nella vita. Esatto. Dopodiché, che viviamo, poi non riuscendo a gestire vergogna, lo sfogliamo a tavola. Perfetto. Però nella bulimia, dopo aver sfogato, avendo vergogna, cerchiamo e colpa, cerca il riparo, perfetto. C'è e quindi si vomita. C'è il pentimento, e però che danno subisce il corpo? Esatto. Notevole. E bene, dei danni del corpo vorrei che ne parlasse poi la dottoressa. Sì, perfetto. Anche la della psiche e il discorso emotivo. Qualche reazione si sarà creata. Esatto, il fattore di mantenimento del problema è proprio la forte emotività. Sì. Quello, il lavoro che poi noi andiamo a fare, no, nella terapia, è andare a far, come dire, insegniamo a gestire le emozioni, a fare in modo non che queste spariscono, perché non puoi smettere di emozionarti, d'accordo? Certo. Però le puoi controllare. Qui c'è una perdita di controllo, perché noi dobbiamo, ecco, una cosa importante è dire questo, che nel momento in cui c'è anoressia e bulimia c'è un perfezionismo dietro.
nel senso che la persona vorrebbe in qualche modo tenere tutto sotto controllo, quindi se io tutto, il cibo in questo caso, certo. Se io riesco a tenere il cibo sotto controllo, sono una persona perfetta e quindi una persona ben voluta dagli altri e quindi accettato. Questo è il meccanismo che ci sta dietro, sì. Quindi io mi valuto attraverso il mio aspetto fisico, il mio peso, sì. D'accordo? Quindi questo è quello che accade sia nell'anoressia che nella bulimia, mentre nell'anoressia nervosa noi non abbiamo meccanismi di compenso, ma c'è piuttosto una dieta ferrea, o meglio, si arriva proprio a non ingerire nulla nell'anoressia. Infatti in entrambi i casi il rischio di mortalità è altissimo. Sì, sì, sì. D'accordo? Quindi nella bulimia si può morire di infarto improvvisamente. Sì. D'accordo? Quindi in entrambi i casi diciamo che dietro c'è il controllo, d'accordo, certo. Del cibo per poter essere perfetti e quindi essere i fattori accettati. Di mantenimento? Il fattore di mantenimento, prima di tutto abbiamo quello culturale, no? Il fatto, come abbiamo detto prima, quello è uno dei principali, no, diciamo che è il principale insieme al discorso dell'attenzione che viene data alla dieta, alla forma del corpo e anche altri fattori di mantenimento sono per esempio rinforzi positivi e negativi, cioè? Dati dalla società. E il rinforzo positivo potrebbe essere per esempio un complimento, sei in forma, stai bene, ti trovi bene, ma che stai facendo, insomma questo se tu dici per esempio ad una anoressica stai bene, complimenti, vuol dire sei grassa, cioè la interpreta la persona, sì, anoressica, sì, la interpreta, sì, sono, sì, grassa, devo dimagrire. I rinforzi negativi possono essere invece, ma come ti sei combinata, che cosa ti è successo, che cosa stai facendo, quella la incita ancora di più. Dice ok, allora sto ottenendo il mio risultato. Sto pensando a quale casistica, no? Anche una parola detta in certo modo ha la sua valenza. In questo, allora, nelle patologie mentali in generale. Più ce ne parla, più riflettiamo sotto questo aspetto. Assolutamente. È intenso, cioè veramente intricato, è difficilissimo anche interagire con certe persone. Esatto, soprattutto nei disturbi alimentari. Mm-hmm. È difficile interagire perché noi diciamo dietro c'è. Diciamo che il disturbo alimentare è una dipendenza. Poi la dottoressa Moio magari spiegherà meglio il discorso della dipendenza. Perché lo sto facendo benissimo. Comunque è una dipendenza e ciò vuol dire che, come una dipendenza da alcol, da droghe o dipendenza, sì, affettiva, anche il cibo lo è. Ciò vuol dire che non si riesce a fare a meno, ma i pazienti pensano invece che sia una scelta. Questo è il grande problema del disturbo alimentare, che mentre il depresso non pensa che sia una scelta essere depresso, sì, neanche l'ansioso. Quando io chiedo ad una ragazza anoressica di fare terapia, mi dice io smetto quando voglio inizia, spesso ti viene a dire, sì, questa cosa qua, un po' è perché si nasconde dietro tutto questo, un po' è perché spesso non lo si vede come un problema, cioè sono io che scelgo di essere magra, sono io che scelgo di essere così. Quando poi si fa una sorta di psicoeducazione che andremo a vedere nella terapia, sì, gli fai capire al paziente quello che gli sta succedendo e che non è una scelta, che ci sono degli stati problematici dietro. Non siamo mai convinti, un consulto è sempre bene farlo, una chiacchierata con lo psicologo è sempre utile farlo. E poi come se ne viene fuori e in quale tempo? Ah, ok, diciamo che per l'anoressia, allora se presi in tempo, anoressia e bulimia diciamo che hanno il 70-80% di probabilità di guarigione, e poi guarigione mettiamola tra parentesi, sì, perché io dico nei disturbi mentali noi parliamo di gestione del problema, d'accordo? Ciò, sì, vuol dire che nel tempo tu il pensiero, ma non hai la patologia, ma il pensiero rimane, d'accordo? Sì. Il tratto, no, rimane, sì, e quindi se preso in tempo, quindi l'esordio intorno ad un anno, massimo un anno o due di terapia sono sufficienti, parliamo però di un esordio insomma di massimo un anno, iniziale, che non sia cronicizzato. Se è cronicizzato la cosa diventa più difficile, perché comunque lì si va a finire per esempio in strutture, non sempre si può fare una terapia dove ci siamo soltanto io e la dietista. Due persone, okay. Poi ci vuole un'equipe piuttosto per sanare la situazione. Perfetto, a noi capita spesso di inviare a struttura, sia chiaro, nel senso che purtroppo per questi problemi… L'estrema ratio questo. Sì, ma si arriva spesso all'estremo, ah, sì? Nel senso che nel momento in cui un paziente…
arriva in terapia, o al meglio, dalla nostra statistica, ma credo anche in generale, arriva già cronicizzato. E in effetti sul disturbo alimentare c'è da dire che c'è una disputa un po', no, tra psichiatri, psicologi, sì, sul fatto che il disturbo alimentare possa compromettere la personalità, oppure un disturbo di personalità che va a compromettere, che crea il disturbo alimentare, certo, d'accordo? Quindi dell'uno dell'altra cosa. Su questo ancora non si è arrivati a capire. Una cosa importante è che la psicoterapia cognitivo-comportamentale è quella che ha dato in assoluto i risultati rispetto a tutte le altre psicoterapie, sia sul disturbo alimentare ma anche sull'ansia e la depressione. D'accordo, quindi è da pensare, efficace. Perché poi voi alla fine, quando proprio siamo in uno stadio abbastanza avanzato, mm-hmm, della malattia, mm-hmm, mandate, mi diceva, in strutture specializzate, sì, i vostri clienti. Ma già un lavoro di KIP non può essere fatto magari tra anche un nutrizionista, sicuramente. Questo sì, no? Sì, sì. Una fase anche non cronica. Non cronica si fa assolutamente. La consiglierà, credo. No? Certo, sì, assolutamente, ma noi questo lo facciamo quando lo in so. Relazione, sì, al nutrizionista, sì, no, certo, ma noi ovviamente la cosa importante da fare è la diagnosi, sì, d'accordo? Quindi fare diagnosi in anoressia e bulimia vuol dire innanzitutto sappiamo che sono pazienti che vanno agganciati perché non vengono di spontanea volontà. D'accordo? Quindi sì, vengono spesso, come dire, riportati in terapia da parenti, amici, da partner, quindi da soli non vengono. Dobbiamo entrambe lavorare molto sull'aggancio, quindi far capire qual è il problema, far capire che è un problema, non qual è il problema, renderli consapevoli. Nel momento in cui loro sono consapevoli di questo, è la maniera migliore per agganciarli? La maniera migliore è l'alleanza terapeutica. Cioè? Diciamo che la prima cosa su cui noi andiamo a lavorare, sì, è la fiducia che riponi nel terapeuta. Sì. Nelle prime sedute di assessment, che sono di conoscenza del problema, noi andiamo praticamente a lavorare sull'alleanza terapeutica per creare questa sorta di fiducia e quindi un setting positivo terapeutico, d'accordo? Sì. Solo se abbiamo questo noi possiamo lavorare bene. Sì, ma definite in maniera abbastanza tecnica, stavo dicendo appunto una chiacchierata amicale. Esatto, quindi per far capire e poi anche far capire di che cosa stiamo parlando, no? Perché un paziente quando arriva comunque a studio deve capire che tu sai di che cosa stai parlando, si deve, certo, sentire capito, deve sentire che quella è la sua problematica, d'accordo? Perché dietro... Si deve sentire agganciato. Esatto. Se è agganciato non continua. Non continua, anzi c'è un drop out non indifferente. Sul Rifiuto della terapia. Lei continua a usare termini tecnici, fa bene, così ci rende dotti. Un drop out appunto è un lasciare la terapia, lasciare la terapia, anche se poi tornano, attenzione, perché la lasciano per un paio di mesi, un anno, poi il problema non si risolve. Persiste, perché, esatto. E allora io dico, nel momento in cui si fa la diagnosi, attraverso questa alleanza terapeutica, attraverso la psicoeducazione, e quindi educare sul problema, attraverso i test, per esempio noi utilizziamo la symptom checklist o l'EDE, che sono comunque dei test semistrutturati, sono più che test questionari, sì, semistrutturati, che servono a darci proprio, oltre ai dati anagrafici, farci capire l'esordio, farci capire la cronicizzazione del problema, diciamo farci capire proprio qual è il problema. Sì. Quello per noi è importante perché noi lavoriamo moltissimo sulla diagnosi. Una diagnosi corretta ti fa utilizzare un protocollo di terapia perfetto. Le conseguenze? Andiamo sulle conseguenze specifiche. Allora, le conseguenze, oltre alla morte, che è quella proprio, termine, diciamo, ok. Esatto, e diciamo che è l'isolamento sociale, il fatto che poi diciamo che sono già sia fattori di mantenimento questi che poi le conseguenze, no? Sì. Il fatto di lasciare il lavoro, lasciare gli amici, non uscire più di casa. Isolarsi, ok? Sì. E oltretutto noi abbiamo un sistema, come dire, di neurotrasmettitori che ci permette comunque di stare bene, di avere a che fare con gli altri, come per esempio la serotonina, la noradrenalina, l'adrenalina, l'ossitocina, sono tutti neurotrasmettitori importanti per la serenità, d'accordo? Sì. Nel momento in cui c'è un problema, questo in generale vale, sì, perché noi teniamo conto che nel disturbo alimentare spesso in associazione ci sono disturbi d'ansia, depressione, okay, fobie, sì, ossessioni, d'accordo? Quindi parliamo anche di altre patologie mentali, sì, d'accordo? Quindi bisogna tener conto appunto di questo in terapia e questo è un'altra delle conseguenze. Nel momento in cui mancano questi neurotrasmettitori la persona si sente giù, si sente triste, quindi c'è una depressione secondaria che ti porta a chiuderti. C'è un discorso anche di
Cioè, i cattivi rapporti non sono solo fuori, ma soprattutto sono dentro casa. Noi diciamo che per l'anoressia nervosa, no? Uno, come dicevamo prima, anche un po' un fattore di rischio importante è la preadolescenza o l'adolescenza, no? Sì. Perché? Perché è il momento, diciamo noi, in cui c'è una formazione un cambiamento più che una formazione, un cambiamento psicofisico. Ma dove si verificano i maggiori casi? Dove inizia, sì, dove inizia proprio l'anoressia. Sì. La bulimia inizia più, diciamo, nell'adolescenza, prima età adulta, sì, mentre invece l'anoressia preadolescenza-adolescenza. Sì. E siccome nell'anoressia si vede proprio la perdita delle forme del corpo, d'accordo? Quindi, sì, per esempio il seno o i fianchi, che sono la parte che poi rendono femminili, sono quelli che si vanno a perdere. Noi diciamo a livello psicologico perché la persona va a regredire, a tornare bambina, è come se tutto questo la fa rimanere nel suo autocontrollo e nell'autostima che pensa di avere. Sì. In realtà chi soffre di questo disturbo ha un basso concetto di sé, una bassa autostima, d'accordo? Certo, certo. Ecco, quindi, però dietro c'è tutto questo, il voler scomparire in qualche modo, d'accordo? Non voler stare in questo mondo. Ancora altri casi su cosa potrebbe capitare, conseguenze? Altre conseguenze, oltre queste? Diciamo che queste sono quelle più ricorrenti, però già l'allontanamento dalla società, dal lavoro, abbiamo, voglio dire, hai perso tutto, già nel momento in cui cadi in depressione è anche finita. E soprattutto entro le mura domestiche ancora peggio. Esatto, anche poi... sì, dentro le mura domestiche, però c'è da dire anche questo, che persona che soffre di, sì, diciamo soprattutto nell'anoressia, no? Sono persone molto, come dire, dentro sono molto forti, quindi tu ritrovi queste ragazze spesso a fare questa attività fisica estrema e anche molto magre, d'accordo? Quindi sì, sono molto concentrate sul problema. Noi teniamo conto che chi soffre di un disturbo alimentare il 90% della giornata lo passa pensando a quello, quindi pensando a che strategia deve mettere in atto per poter non mangiare, per poter dimagrire, per poter controllare l'alimentazione, cosa può evitare, prendere delle scuse per non uscire con gli amici, quindi la sua giornata è questa. No? E per fortuna che sono cambiati i tempi, adesso abbiamo voi altre professioniste che aiutate. Esatto. Quello che accadeva fino a qualche tempo fa, in cui si è veramente isolati, non si aveva anche la conoscenza di come venirne fuori. Esatto. La conoscenza propria di chi subiva quelle patologie, ma anche dei cari, ma anche degli amici, no? Era, esatto, tutto molto più, esatto, difficile di casi che abbiamo registrato. Esatto, io vorrei dire questo, è assolutamente vero, nel senso che è vero che negli ultimi anni si è parlato rispetto a prima molto di disturbo alimentare, e fino a qualche tempo fa non era, si era sconosciuti riguardo, sì, le terapie che potevano essere efficaci, sì, quindi si andava così allo sbando, no? Si andava dallo psicologo, dallo psichiatra, che poi si è visto come la psicoterapia cognitivo-comportamentale abbia un esito maggiore rispetto ai farmaci. Quindi questa la dice lunga. E ancora una volta ringraziamo Dio dell'esistenza dei media, dei social, tutto quanto, che ci aiuta in questo a capire a che cosa aggrapparsi. Esatto, a divulgare anche, no? Le diceva, insomma, da percorrere. Un po' le casistiche, no? Io ricordo, diciamo così, meno di vent'anni fa, io persi proprio una parente, no, di disturbo anoressico, quindi diciamo che è stata portata ovunque, fuori, diciamo Roma, Milano, ma non c'è stata mai una terapia vera e propria, riconosciuta, capito, che poteva in qualche, certo, modo aiutarla. Certo. Quindi ha iniziato, diciamo, la malattia è iniziata intorno ai 13-14 anni e finita intorno ai 26, quindi si finisce davvero male, si finisce allettati, si finisce che non riesce a deglutire. Voi, insomma, professioniste che lavorate in questo ambito territoriale, incontrate maggiore difficoltà anche per il fatto stesso della cultura che abbiamo? Bella domanda. È molto più difficile operare in questo ambito territoriale? Suppongo di sì. Sì. Sì, la risposta è sì. Nel mio immaginario, anche nel vostro, che è vicino a casa, suppongo di sì. Sì, sì, nel senso che c'è ancora molta vergogna, molta ignoranza purtroppo sui disturbi mentali. Io ogni volta che qualcuno si presenta di fronte a me dico che il disturbo mentale va trattato come un disturbo fisico, perché nel momento in cui noi abbiamo una malattia grave, che può essere anche un tumore, andiamo ovunque pur di curarci, no? Per i disturbi mentali invece no, dobbiamo gestirli da soli, e questa è l'idea che c'è. No. In realtà si è visto anche scientificamente, no, che le persone che soffrono di un grande stress, o comunque dopo un grande stress o una patologia mentale, spesso si ha una malattia fisica.
anche grave. Sì. Quindi voglio dire, curare la mente forse viene prima che curare il corpo. Certo, d'accordo? Certo. Negli ultimi anni, devo dire il vero, negli ultimi 7-8 anni c'è stato un piccolo cambiamento rispetto a prima. Nel senso che prima proprio, anche per esempio nel mio lavoro, mi rendevo conto che le persone mi chiedevano, vuoi uscire fuori, se, magari se c'è qualcuno mi può vedere? Insomma, c'era una vergogna più. Adesso invece no. È cambiato l'atteggiamento. È cambiato l'atteggiamento, ma non, diciamo, non è che stiamo messi benissimo. Benissimo. È cambiato un po' l'atteggiamento. Però si va avanti, anche se a piccoli passi. Esatto. Questo ripeto sempre, che suppongo, grazie a quello che leggiamo in rete. Esatto, anche assolutamente. Aiuta la cosa, anche aiuta perché anche aggrapparsi. È vero. E poi se ne parla molto anche in televisione, no? Nel senso che c'è lo psicologo, adesso c'è ovunque. Sì. Ovunque si parla comunque di patologie mentali e si è visto come queste sono anche cresciute negli ultimi tempi. Se noi pensiamo, no, che mentre prima la diagnosi era più fatta a livello nevrotico, no, che io adesso parlo un po' in maniera tecnica, ma nevrotico vuol dire che parlavamo di ansia, di un qualcosa che si poteva gestire, diciamo, in una maniera più tranquilla, adesso si passa direttamente a disturbi di personalità, che è un qualcosa di più grave. Quindi noi siamo peggiorati negli anni a livello mentale, nel senso che magari abbiamo un po' tutto a livello materiale, d'accordo? Sì. Quindi il nostro stile di vita è migliorato, insomma, però a livello mentale siamo peggiorati, siamo più stressati, siamo c'è più sregolatezza. Sì, sì. Assolutamente. Abitudini. Sono anche le figure di riferimento sono meno presenti. I riferimenti rispetto... sempre peggio. Ecco. Esatto, una volta c'erano un po' le famiglie allargate, no? Che io dico, da un lato erano funzionali, da un lato disfunzionali, ma forse erano più funzionali che disfunzionali. Ad oggi i ragazzini si ritrovano spesso soli, io non voglio andare oltre, no? Però la solitudine è un qualcosa che i ragazzini vivono molto. Un figlio unico magari o soltanto esatto, due lo figli. Stare sempre di fronte a quei social o comunque al computer. E separati in casa proprio attraverso, cioè, l'uso di questi social. Però non, insomma, e poi andiamo proprio allo specifico, andiamo oltre, e possiamo parlare quante trasmissioni 60 news. Io andrei invece, anche perché poi abbiamo l'altra professionista, ci incuriosiscono i temi che con lei tratteremo. Parliamo di terapie. Le terapie, allora, quante? Quali? Ok, la terapia, diciamo che io mi occupo di psicoterapia cognitivo-comportamentale, come ho detto prima, è quella che ha una maggiore efficacia rispetto a tutte le altre sul disturbo alimentare, l'abbiamo detto prima. Diciamo che si lavora, come abbiamo visto, sull'alleanza terapeutica, quindi sulla fiducia, però si lavora soprattutto sull'eliminare quelli che sono i fattori di mantenimento. Quindi le terapie agiscono su quello, noi andiamo ad identificare, quindi dieta ferrea, attenzione sul corpo, sul peso, e si va, per esempio, mentre per la diciamo che nel disturbo, cioè nell'anoressia, la persona in qualche modo vive un'angoscia che è data dal conflitto che c'è tra la fame, perché soffre la fame, vuole mangiare, quindi il desiderio di mangiare, e il timore di ingrassare. Noi a livello terapeutico dobbiamo interagire su quello, certo. Quindi eliminare questo tipo, diciamo così, di fattore e fare in modo che venga avvantaggiata la propria autostima, il concetto di sé che manca, formare una buona personalità. Io ho parlato prima del discorso dell'adolescenza, dove c'è una modificazione proprio a livello psicofisico, un cambiamento. Quello è il momento in cui i ragazzi, io dico, perdono le certezze. Questo in generale vale, ok? Sì. Se c'è una vulnerabilità, ovviamente questa viene fuori. Noi nelle terapie diciamo, scegliamo in base al caso se agire in maniera individuale o a livello familiare, dipende insomma da quello che viene riportato. Diciamo che lavoriamo molto sulle vulnerabilità a livello familiare, no? Dove spesso purtroppo viene avvantaggiato la bassa autostima e il basso concetto di sé dei propri figli. Quindi noi su questo andiamo anche ad interagire a livello di terapia. Sì. Per quanto riguarda invece la bulimia, la prima cosa che noi andiamo a fare è eliminare i fattori di mantenimento a livello comportamentale, cioè quelli che sono, come abbiamo detto prima, che sono la buffata, il vomito, l'esercizio fisico estremo, l'uso di ansativi e di diuretici. Questa è la prima parte. La seconda va ad agire invece sul discorso cognitivo, quindi facciamo il contrario in questo caso, no? Invece del cognitivo comportamentale facciamo il comportamentale cognitivo, e quindi poi andiamo a lavorare sull'autostima e sul concetto di sé.
Molto perché bene. Sono compromessi. Lei dove opera a Siderno, dottoressa? Io, cioè, non per fare pubblicità, ma insomma. Io in via Palermo, sì. A Siderno, in via Palermo 9. Sì. Perfetto. Grazie. La ringrazio. Bene così, grazie. Tra poco avremo la dietista. Intanto facciamo un piccolissimo intervallo usando un servizio che abbiamo diffuso oggi al nostro giornale, dove si parla di sanità, si parla del disagio di operatori delle pulizie negli ospedali del Soperatese e del Catanzarese. Piccolo break, grazie a Susanna Fieromonte. Grazie, e tra poco avremo la dietista Stefania Moio. A tra poco. No, andata benissimo. Eccoci rientrati, presi alla sprovvista, il servizio tra poco sarà riproposto con il suo audio originale. Possiamo continuare, già che ci siamo, anche perché la dottoressa è già pronta, si è già sistemata in postazione, la dottoressa, la dietista Stefania Moio, che invece opera a Roccella, giusto? Sì. La collega Sidera, abbiamo sentito. Buonasera a tutti. Sì, io opero a Roccella, però anche a Quiderno, quindi insieme alla dottoressa, proprio perché in alcuni proprio casi... perché l'importanza che dicevamo... L'importanza del setting, cioè sì. Quando noi andiamo a trattare alcune problematiche particolari, non solo i disturbi alimentari, ma anche l'obesità, è importante lavorare in uno stesso ambiente, quindi mettere a proprio acqua i pazienti, quindi lavorare in uno stesso ambiente. Noi siamo partiti da molto lontano, già quando era difficile, quando è difficile, forse ancora è difficile, no? Incontrarsi col professionista, perché c'è il remore, non si ha quella voglia, quella forza, quel coraggio di affrontare, no? Si vuole risolvere il problema, lo dicevamo con la dottoressa Fieromonte, da soli, in casa, in famiglia, perché quasi ci vergogniamo. Questo accade anche al di là, perché un lavoro di equipe è ancora più utile e costruttivo. Sì, anche nel caso della mia figura, che il dietista viene spesso un pochino sottovalutata, quindi, e quindi effettivamente le persone sono a volte un po' restie, pensano di potercela fare da soli. Sì. Invece adesso riscontriamo un miglioramento da questo punto di vista. Lavorare in equipe sicuramente avvantaggia, nel caso specifico stiamo parlando del disturbo alimentare, certo. Però come dietista, anche altre situazioni, quando arriva un paziente è opportuno considerare il paziente a 360 gradi. Quando lei dice questo, dottoressa, ci sentiamo promossi anche dal promuovere certe tribune, perché poi le conoscenze arrivano dalla TV, dai social, tutto quanto, e quindi sappiamo un po' che strade percorrere quando abbiamo questi problemi in casa. Ha sentito quanta preoccupazione ha impresso in tutti quanti noi la dottoressa Fieromonte, ricordandoci di questi mali, anoressia, bulimia, abbiamo parlato di alimentazione incontrollata. Lei ce ne aggiunge degli altri, sì, di problemi, di disturbi meno conosciuti magari? L'anoressia, la bulimia, il binge, quindi il disturbo d'alimentazione incontrollata, sono i disturbi un pochino più conosciuti, più noti. In realtà ne esistono tantissimi altri che sono comunque meno noti, però anche tanto diffusi. Un disturbo che rientra anche nelle classificazioni di disturbi alimentari è il disturbo evitante restrittivo della funzione di cibo. Un termine molto lungo, noi lo chiamiamo anche ARFID, sì. Che è un disturbo che colpisce prevalentemente l'età dell'infanzia, sì. Quindi è della prima parte dell'adolescenza, quindi verso gli 11-12 anni. Cioè quando questi dodicenni commettono quale reato? No, ma in realtà anche bambini molto piccoli, di 3 anni, di 2 anni, quindi fino a questa fascia di età. Sì. Sono bambini che tendono ad evitare di mangiare, di solito per diversi motivi. Ci stanno i bambini che evitano di mangiare perché dimostrano un poco interesse nei confronti del cibo, anche se apparente. Sono bambini praticamente a cui bisogna ricordare di mangiare, perché forse per loro non mangerebbero mai. Altri bambini per esempio non mancano perché vi sono delle consistenze che non amano, o dei gusti, degli odori, alcune temperature.
Un altro gruppo di bambini per esempio non mangia perché ha paura delle conseguenze negative all'assunzione di cibo, cioè bambini che hanno paura di vomitare, che mangiano una determinata cosa, oppure di non riuscire a deglutire, oppure di avere mal di pancia, la nausea, la diarrea. Effettivamente sono bambini che spesso soffrono di riflusso, di problemi intestinali e quindi evitano tantissimi cibi. Poveri bimbi ma anche poveri genitori, come ci si comporta? Allora, diciamo che è opportuno fare una distinzione, altrimenti la maggior parte delle mamme adesso andranno in crisi. Perché la maggior parte delle mamme arriva da me, per esempio, per dirmi che stanno ai loro figli che non mangiano nulla, o comunque che sono selettivi, tendono a mangiare pochi alimenti. Però noi parliamo di ARFID e quindi di disturbo alimentare solo quando questo atteggiamento di evitare dei cibi ha delle conseguenze negative. Quando parliamo di disturbo vuol dire comunque adottare un comportamento che tende ad essere estremo, quindi che vuol dire bambini che non crescono oppure che perdono tanto peso, bambini che hanno un deficit nutrizionale importante, bambini che hanno un'alterazione dello stato psicosociale. Mentre bambini selettivi che tendono a mangiare poco comunque crescono, magari un po' più lentamente rispetto ad altri bambini, ma crescono, non hanno particolari problemi o deficit nutrizionale. Nell'ARFID ci sono bambini che vivono dipendendo dalla nutrizione artificiale piuttosto che da supplementi orali, quindi diventa una situazione abbastanza grave. Il campanello d'allarme è piuttosto quello quando poi gli succede qualcosa nella vita, che insomma. Il campanello d'allarme è nel momento in cui la selettività ha delle conseguenze. Esatto. Cioè, vedo mio figlio che perde peso o vedo che non cresce, effettivamente vuol dire che l'evitamento di cibo è un disturbo, quindi vuol dire che sta succedendo qualcosa che non va bene. E bisogna intervenire. Anche in quel caso, nel fare la diagnosi, è opportuno fare attenzione che non vi siano altre comorbilità, le chiamiamo, quindi delle patologie associate, per esempio disturbi d'ansia o disturbi dello spettro autistico oppure disturbi di deficit d'attenzione per attività, perché spesso i disturbi alimentari vivono queste coesioni, quindi comorbilità, ecco, più patologie messe insieme. Stiamo parlando sempre di ragazzi, bimbi, ragazzi, bambini, bambini da anche dallo svezzamento fino agli 11, massimo 12 anni, quindi questo è questo disturbo. Un altro disturbo di cui vorrei parlare, che sta diffondendo parecchio, è l'ortoressia. Invece è una ricerca maniacale nei confronti dei cibi sani, naturali, quelli senza pesticidi, senza additivi, biologici. Questi per quelli più crescitelli? Sì, di solito, perché noi abbiamo visto comunque gli esordi dei disturbi alimentari, ecco, dai piccoli fino ai 20 anni, poi a secondo del tipo di disturbo. In realtà questi sono disturbi che si conoscono da poco, quindi non abbiamo ancora un'identificazione precisa, una classificazione dei criteri precisi. Quindi anche in questo caso l'atteggiamento è particolarmente portato all'estremo. Sono persone che presentano dei tratti di perfezionismo. Questi soggetti? Loro fanno molta attenzione a quello che mangiano, in modo ossessivo, nel senso che fanno attenzione che vi siano pochi ingredienti, che siano tutti cibi naturali, che i pasti vengano preparati in un certo modo, non vanno al ristorante perché non si fidano di chi prepara i cibi. Quindi è portato tutto molto molto all'estremo. Anche in questo caso, come per l'ARFID, tale levitamento sia del lottare con gli altri, un po' come l'anoressia, come diceva prima la dottoressa, anche degli alimenti, che c'è una perdita di peso oppure comunque c'è un deficit nutrizionale importante. Quindi ripeto, bisogna spesso fare una distinzione tra chi magari pone attenzione a quello che mangia e chi invece è ossessionato. Sono persone che pensano tutta la giornata a questo, vivono solamente di questo. Insomma, io mi faccio un altro gol, però mi riguarderebbe avere un amico, insomma, di questo genere, un'amica di questo genere, insomma, sì. Problemi, no, ma sono persone che provano anche disgusto verso chi mangia in modo normale e fanno fatica a relazionare. Nel senso che poi si provano una sorta di isolamento, questi qua. Assolutamente si isolano, sì, perché non poi hanno conseguenze anche psichiche, torniamo al discorso di prima. Assolutamente, ma per cui anche in questo caso sono delle persone che presentano dei tratti di perfezionismo clinico, che sono persone molto rigide, molto autocontrollate. Maniacali proprio. Sì, ma è proprio un disturbo che diventa un ampio ventaglio. Ce ne sono tantissimi di disturbi.
meno conosciuti, sì, no? Sì, abbiamo visto quelli tanti. Che imperano, bulimia, anoressia, eccetera, eccetera, ma anche tanti altri. Quali sono i fattori di rischio nutrizionali? Allora, fattori di rischio nutrizionale anche in questo caso sono tutti quei comportamenti che hanno come obiettivo la perdita di peso, però anche in questo caso portati all'estremo. E qui mi tengo a spiegarlo veramente in modo molto semplice qual è il meccanismo. Perché, la preghiamo, sì. Sa perché? Perché effettivamente ci sono dei segnali che ci permettono, come genitore, come insegnante, come istruttore, ci permettono di capire che c'è qualcosa che non va. Allora, abbiamo visto che l'esordio dei disturbi alimentari ha una fascia di età che va prettamente dai 10 anni ai 20, quelli soprattutto anoressia, bulimia e binge eating, quindi disturbo d'alimentazione incontrollata. Quindi, come diceva la dottoressa prima, è una fascia di età, l'adolescenza, in cui vivono dei disagi, vivono delle insicurezze, bassa autostima. Mettiamo il caso che io sono una ragazzina con qualche chiletto in più e che mi sento insicura, non mi sento accettata dalla società, anche perché la magrezza viene vista come un punto di arrivo. Io che sono magra vuol dire che ho raggiunto tutte le mie realizzazioni personali, sì. Questo è quello che ci viene purtroppo trasmesso anche dai mass media, quindi in generale. Allora io sono questa ragazzina che mi sento insicura e la dieta è il primo passo. Non è di per sé la dieta, è che io ho dei disagi, quindi io inizio, voglio dimagrire perché effettivamente voglio sentirmi, la prima cosa che mi dicono le ragazze, voglio sentirmi meglio con me stessa, no? Allora che succede? Non chiamano l'esperto, allora io ragazzina faccio un po' di testa mia sentendo qua e là, inizio a togliere i primi gruppi degli alimenti. La prima cosa che fanno i ragazzini, tolgono i carboidrati, pane e pasta. La prima cosa che tolgono è quella e poi iniziano a mangiare meno. Allora, prima mangiavo 5 pasti al giorno, adesso ne mangio magari solo 2. Sì. E inizio a praticare attività fisica. Questo mi fa dimagrire. E lì arriva il rinforzo positivo. Guarda, sei dimagrita, guarda come stai bene, sei in forma. Allora io dico, va bene, allora ce la posso fare, no? Promossa, sì. Posso continuare, io sono capace. A un certo punto però, quella riduzione del peso non è sufficiente. E comunque quella restrizione dietetica non è sufficiente. Allora io, per paura di riprendere il peso, di perdere il controllo di me stessa, continuo a evitare tanti altri cibi e pratico altra attività fisica. Questo è un circolo vizioso. Allora, quali sono i primi segnali che noi possiamo notare? Iniziano appunto a togliere gli alimenti, ad essere molto più attenti per gli alimenti sani, a bere tanto tè, caffè, bevande nervine perché la fame è tanta. Sì. Magari il fatto che si alzano subito da tavola perché c'è il vomito autoindotto, quindi c'è il rischio del vomito autoindotto. Sì. Oppure troviamo per esempio dei residui di cibo nel fazzoletto quando si mangia perché hanno un'abilità enorme a buttare via quello che mangiano, a buttare via. Una volta una mamma mi ha detto con una tale rapidità ha buttato una cotoletta nella borsa che teneva ai piedi e noi ce ne siamo resi conto dopo. Quindi questi sono dei segnali importanti, quindi questa attenzione per la forma del corpo e per il peso, quindi una vera e propria ossessione. E anche irritabilità, nervosismo, che spesso noi giudichiamo per il fatto che si tratti di adolescenza. Esiste la dipendenza da cibo? Ecco, bella domanda. Sì, esiste la dipendenza da cibo. Effettivamente noi, se pensiamo al cibo, il cibo non può essere considerato una sostanza da buco, perché noi, a noi serve il cibo per sopravvivere. Però se poi andiamo effettivamente ad ascoltare chi soffre di questa dipendenza, vi sono delle fasi tipiche della dipendenza da nicotina, piuttosto che da alcol o da droghe. Sì. La prima fase è il cosiddetto craving. Craving vuol dire smania, una ricerca ossessiva nei confronti di un determinato alimento. In questo periodo si sente tanto parlare di craving da carboidrati. Quindi io ho questa smania, questa ricchezza, per un pacchetto di patatine, dei prodotti industriali a base di zuccheri o comunque delle barrette di cioccolato, qualunque cosa. Poi io manco, quindi con la fase della funzione io mi sento bene, mi sento placata. Qui subentra, quindi la causa principale è proprio perché io devo andare a mitigare un sentimento negativo, quindi torniamo a tutti gli altri disturbi. Certo. Quindi io mi sento nervosa, ho la noia, sono frustrata, sono stanca, sono arrabbiata. Allora io manco, prima ho il craving, ho quest'ansia, poi manco. Subito dopo ho l'ansia.
la preoccupazione che quello potrebbe riaccadere, quella situazione. Sì. Se io non mi trovo quell'alimento a disposizione, o perché sto seguendo una dieta ipocalorica, o perché non ho a disposizione materialmente quel cibo, allora io ho la dipendenza. Quindi effettivamente sono tutte queste fasi. Questo tipo di dipendenza da cibo, ovviamente, anche in questo caso distinguiamo dalla smania di mangiare un pacchetto di patatine, che può essere un semplice atteggiamento di voglia di un pacco di patatine, lo mangio con consapevolezza e finisce là. Al massimo mi sento in colpa subito dopo, però finisce là. Invece nel caso della dipendenza è un mangiare con perdita di controllo. Sì. Quindi non è che si rende conto, infatti noi li ritroviamo nel binge eating, nell'alimentazione incontrollata e nell'obesità. Perché l'obesità è vero che, come per i disturbi alimentari, è una patologia multifattoriale, vi sono cause ambientali, culturali, predisponenti, quindi genetiche. Certo. Però è vero anche che spesso il fatto di mangiare in modo incontrollato, quindi aumentare poi di peso, è causato da emozioni negative, da tutti quei sentimenti e quelle emozioni di cui ha parlato prima la dottoressa. Parliamo un po' di categorie. E quali sono le categorie a rischio? Qui ci tengo in modo particolare, perché vi sono delle discipline sportive che effettivamente predispongono ai disturbi alimentari, quali per esempio la danza classica, l'atletica in generale e anche l'attività da bodybuilder. E qui parliamo di altre forme di disturbo alimentare. Per esempio l'atletica e la scuola di danza richiede dei requisiti fisici particolari, cioè il peso basso è fondamentale per migliorare la prestazione. Agilità, sì. Poi quando è praticata a livello agonistico, ovviamente vi sono delle pressioni molto elevate, e quindi questo predispone. Nell'atleta si verifica la cosiddetta triade dell'atleta, specifica soprattutto delle donne, con amenorrea, quindi la scomparsa del ciclo mestruale o comunque un ciclo mestruale alterato, la presenza di disturbo che può essere il digiuno, il vomito autoindotto, l'uso di laxativi e l'osteoporosi, perché vi è un deficit nutrizionale importante. Invece nella danza classica, ecco, è molto diffuso anche in zona, è un atteggiamento spesso da parte delle insegnanti, le bilance, che tengono la bilancia là, che vengono le alunne, vengono pesate. Questo può essere ovviamente un fattore predisponente, non è detto che tutte le ragazze, però se c'è una ragazzina un pochino più emotiva da quel punto di vista, potrebbe essere un fattore di rischio. Che la ballerina ha un rischio che va dalle 3 alle 6 volte maggiore di soffrire di anoressia rispetto alle altre coetanee. E infine l'attività del bodybuilder. Per esempio, sì. Qui parliamo di vigorexia o bigorexia. Bigorexia. O di formismo muscolare. Cioè? È un po' al contrario dell'anoressia. Mentre nel disturbo dell'anoressia la ragazzina si vede allo specchio sempre più robusta di quello che effettivamente è, il vigorexico ha preoccupazione per i suoi muscoli. E quindi si vede sempre più piccolo di quello che effettivamente è. Vuole essere. Sì, allora effettivamente, no, di quello che è, che è più effettivamente più robusto, ha più muscoli di quanto di come si vede nello specchio. Sì, ok. E quindi lo scopo loro è quello di abbassare la percentuale di massa grassa, ma fino al minimo concepibile con la vita, e aumentare la massa muscolare. Pur di ottenere questo, iniziano a seguire delle diete fortemente proteiche, basse di carboidrati e di grassi, usano tantissimi integratori, ma in modo ossessionante, devono mangiare ogni tot di ore, quindi è anche impegnativo. Oppure utilizzano degli anabolizzanti. Ovvio che questo ha delle conseguenze. Estrema razza, perché qui possono essere delle ischemie del miocardio, certo, delle sì. problematiche anche molto severe. Bisogna sempre essere seguiti da professionisti, da medici. Torniamo sempre allo stesso discorso. Là. Il suo ruolo qual è? Il ruolo della dietista nella terapia del disturbo alimentare?
Diciamo che noi lavoriamo applicando la terapia cognitivo-comportamentale, quindi anche il dietista fa questo. Ovvio che mentre lo psicoterapeuta si occupa di lavorare sulle emozioni, io vado a lavorare soprattutto a livello comportamentale, quindi io dico sempre anche ai bambini, sono un po' una maestra, quindi io faccio educazione alimentare, quindi cerco di ripristinare quelle che sono le necessità nel nostro corpo, quindi vado a spiegare effettivamente quello che serve. Poi usufruiamo di un diario alimentare dove il ragazzo o la ragazza deve indicare tutto quello che mangia, ma anche i pensieri, in modo che se sta un attacco bulimico, quindi una buffata compulsiva, piuttosto che un disuno, noi cerchiamo di risalire a qual è il pensiero e quindi di trovare la soluzione, eliminare i fattori di mantenimento. Diciamo che è molto simile all'attività che fa la dottoressa, quello che lei ovviamente si occupa più della parte emozionale, io proprio della parte prettamente nutrizionale. Perfetto, allora abbiamo adesso il servizio, credo sia pronto, lo possiamo ascoltare nella sua interezza, anche con l'audio suo originale, e poi le ultime battute con le nostre professioniste, in questo caso con la dottoressa Moio. Adesso parte il servizio, ecco. La mia carità, lavoro di senza con minacce, siamo senza soldi e con minacce, vergognatevi, vergognatevi, senza soldi e minacce, vergogna, dove siete? Soldi e minacce! Vergogna! Vergogna! Al grido del lavoro e dignità non è carità si è svolto il sit-in dei lavoratori addetti alle pulizie delle strutture sanitarie ospedaliere di Soverato, Catanzaro, Girifalco davanti alla sede dell'azienda sanitaria provinciale. Striscioni, altoparlante, urla di protesta e sofferenza per gridare a gran voce la situazione nota da tempo nella quale si trovano. Da allora all'ora e 50 massimo di lavoro al giorno per pulire più reparti, lavori che nonostante tutto garantiscono per forte senso di responsabilità. Mensilità arretrate, mancati versamenti di assegni familiari, tredicesima, buste paga mai firmate, condizioni di lavoro fatte di minacce, mobbing, carenza di materiale necessario per l'igienizzazione dei locali e strumenti sanitari. Nonostante l'ASPA abbia effettuato diversi mandati di pagamento all'azienda Segi di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, che ha in appalto il servizio di pulizia. Una situazione di illegalità, ha rimarcato il segretario generale Will Trasporti Catanzaro Vibo Valencia Benedetto Cassala. È vergognoso che nel giro di un mese questa azienda abbia incassato fatture quasi per 300.000 euro e non ha dimostrato un minimo di buonsenso e di buona volontà. Continua a calpestare quotidianamente la dignità di questi lavoratori. È vergognoso perché qua, come ha potuto vedere, c'è gente che sta piangendo perché è arrabbiata, perché non può fare fronte ai bisogni elementari delle giornate, della loro vita. Non possono pagare le bollette, hanno difficoltà a comprare anche da mangiare. Questa è una cosa indecente. Io mi auguro davvero che a questo punto sia sensibilizzata l'opinione pubblica e non solo, perché è chiaro che dopo questa ulteriore manifestazione noi ci rivolgeremo alla Procura della Repubblica, ci andremo tutti assieme, perché io non li abbandonerò mai, perché è una questione di coscienza. È inaccettabile vedere mamme, sorelle di famiglia che devono piangere dopo aver lavorato, dopo che fanno un lavoro in maniera dignitosa, puliscono l'ospedale, hanno denunciato una serie di cose che non vanno e ancora oggi si perde tempo e nessuno dà un segnale chiaro di dimostrazione, non di solidarietà, di riconoscimento, di legalità. Noi stiamo parlando di legalità, qua siamo nell'illegalità, perché se i lavoratori non si stanno pagando e stiamo parlando di strutture pubbliche sanitarie e nessuno si prende carico della responsabilità di verificare queste pulizie come si fanno e che questi lavoratori che per 350 euro al mese lavorano e continuano a lavorare e non percepiscono stipendi e nessuno fa nulla, siamo in presenza di illegalità. Lo dico in maniera chiara, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Siamo nella illegalità totale. Noi abbiamo incontrato il commissario che ci aveva rassicurato e che avrebbe trasmesso la documentazione che gli abbiamo fornito anche al generale Cotticelli, perché chiaramente la presenza di un generale alla guida della sanità calabrese in qualche modo ci rassicura. Loro comunque nel frattempo hanno fatto, secondo me, il loro dovere pagando le fatture. Fatture che, come dicevo, sono 120.000 euro la prima volta, 120.000 la seconda e 50.000 lunedì di questa settimana. Quindi l'azienda oggi non può più nascondersi dietro il mancato pagamento da parte dell'ASP.
fermo restando, e l'ho sempre ribadito e lo continuerò a ribadire, che il rischio di impresa non è a carico del lavoratore, in particolar modo di un lavoratore che guadagna meno di 400 euro al mese. Una protesta che ha sortito però le rassicurazioni e l'impegno concreto del neocommissario ASP Giuseppe Fico, che ha incontrato i lavoratori. Noi per questo servizio paghiamo, quindi è giusto che se paghiamo il servizio deve essere reso. Voi come sapete, io da poco che sono qui e non vi dico i problemi che ho trovato. Comunque questo era uno di quei problemi che forse avrei dovuto affrontare prima, e di questo come dire, purtroppo le problematiche sono tante. Comunque io, come mio costume, i problemi non li lascio mai a metà, quando li affronto lo porto a termine. Con voi ci siamo lasciati giovedì scorso, mercoledì scorso, io da lì non mi sono fermato, perché noi per poter procedere a una rescissione del contratto dobbiamo fare prima una contestazione, lì l'abbiamo formalizzata, abbiamo dato 3 giorni di tempo per, come dire, controdedurre alle nostre contestazioni, che sono le vostre doglianze. Noi abbiamo ricevuto, anche perché poi tra altre cose, senso buono, non fidandomi, sono andato a verificare le carte, e quello che voi dite adesso l'ho riscontrato, è che dal mese di luglio che vengono scritte queste cose, e non capisco perché non siano state ufficialmente contestate alla ditta. Voi dovete capire una cosa comunque, che devo tutelare l'azienda, quindi non mi posso muovere così, facendomi prendere dalla vostra emozione che mi avete trasferito. Quindi io avvierò le procedure secondo legge per andare alla rescissione del contratto. Di questo ne potete stare certi, perché adesso, voglio dire, il disagio lo avverto, lo tocchiamo con mano, però le procedure vanno rispettate. Ma lei, una cosa che possiamo dire, i tempi dobbiamo fare lo sciopero per forza. Non ci perderemo. Noi, io vi ho detto che il 13, quindi due giorni, c'è questa apertura del commissario, gli ho fatto le contestazioni, entro stamattina mi deve dare le controdeduzioni. Oggi è venerdì, lunedì mattina faccio il punto della situazione, dopodiché io deciderò di farsi. Adesso alle parole dovranno seguire i fatti, anche perché i lavoratori, per lo più madri e padri di famiglia, sono più che determinati ad andare avanti, a difendere ciò che spetta loro di diritto. Ci hanno già fatto segno che dovremmo chiudere per salutarci, ma non voglio farlo, perché un paio di altre argomentazioni le voglio trattare con brevità, ma sarà breve senz'altro. Dottoressa Moglio qui con noi, è stata prima con noi Susanna Fieromonte, stiamo parlando di nutrizione psiche. Due aspetti importanti, dottoressa: il primo è la scuola, che è fondamentale, eccetera, queste cose, non so la nostra scuola come risponde alla nostra società. Quando parliamo di allora diciamo che nelle scuole appunto ci sono grandi problematiche, perché sì, i bambini, i ragazzi, soprattutto scuole medie, ecco, istituti superiori, c'è poca attenzione da questo punto di vista, o meglio c'è poco intervento, perché fino a qualche anno fa noi facciamo spesso degli interventi nelle scuole, tipo degli sportelli nutrizionali, e in diversi istituti effettivamente si sono riscontrate delle problematiche enormi, quindi il disturbo alimentare era molto molto elevato, e gli insegnanti si avvisavano che all'orario della merenda almeno 3-4 ragazzine tutte le mattine venivano, quindi abbiamo chiesto un supporto psicologico, perché effettivamente, come avete capito, diciamo che si lavora in equip, non è sufficiente una sola figura, così come non è sufficiente lo psicologo, psicoterapeuta, ma non è sufficiente un nutrizionista, e quindi nella scuola bisognerebbe poter dare maggiore informazioni, lavorando tanto con i ragazzini. Effettivamente mi dicono non conosciamo nulla del disturbo alimentare, quindi vorrebbero conoscere e approfondire la questione. Se le dirigenti ci hanno voluto ascoltare e premiarci anche con una maggiore attenzione da dare alle nostre professioniste, ai messaggi che anche da questa tribuna emergono. Il fatto di strutture, poi come si sta? Parliamo di Locride, parliamo di Calabria intera.
anche qui abbiamo dei deficit, dei gap da colmare? Sì, assolutamente sì, non esistono delle strutture. Tanti, gravi? Non esistono. Non esistono proprio? Non esistono delle piccole strutture a livello ambulatoriale, con qualcuno riesco ad avere qualche piccola convenzione, però vere strutture domiciliari, perché quando la situazione è grave è importante che ci siano delle strutture domiciliari con ragazzi che devono vivere là, certo. Però bisogna andare sempre a spostarsi altrove e non è neanche semplice, perché sono comunque delle spese enormi che devono affrontare. Ognuno di questi argomenti va trattato, andrebbe trattato in maniera esauriente, ancora più con più attenzione anche da parte nostra, eccetera eccetera, ma non lo facciamo per ragioni temporali ovviamente, così come chiedo all'autoressa di essere pure sintetica sotto un altro aspetto che magari andrebbe curato e magari qui occorrerebbe un'altra trasmissione, la prevenzione, che è un capitolo da dover svolgere in chissà quanti 60 news. Ecco, appunto, anche la scuola può fare prevenzione, ma le famiglie, le insegnanti di danza, gli istruttori, è fondamentale quando si nota un cambiamento. Ora, nel disturbo dell'anoressia è abbastanza evidente, perché sì, c'è una perdita di peso notevole e quindi la trasformazione è evidente. Negli altri disturbi non c'è questa percezione. Non c'è, perché per esempio il disturbo da binge eating o bulimia nervosa sono dei disturbi, persone normopeso, leggermente sovrappeso, quindi noi dobbiamo fare attenzione ai segnali, ecco, l'attenzione del cibo, le carte che troviamo in giro per casa, un disacco profondo, quindi anche dal punto di vista psicologico, certo, una chiusura, abbigliamenti molto più larghi, cibo che viene sminuzzato, sono dei piccoli segnali che devono essere notati. Quindi torniamo al discorso che bisogna tornare al discorso che come famiglie, cioè chiunque entra in contatto con dei bambini, degli adolescenti, deve osservare e deve fare attenzione a tutti quei segnali che loro ci inviano, però noi spesso non captiamo. Quindi la prevenzione è fondamentale, perché se riusciamo a diagnosticare presto, ovviamente blocchiamo sul nascere il problema. Quando noi arrivano le ragazzine con l'esordio, lo blocchiamo. Abbiamo trattato tanti e tali di quegli argomenti, ma dobbiamo tornarci. Ringrazio per il momento, grazie, carissime, sia la dottoressa Stefania Moglio, sia la dottoressa Susanna Fieromonte che l'ha preceduta. Grazie, Nutrizione Psiche, grazie a voi e torniamo con la settimana prossima con un nuovo 60 News, un nuovo ciclo di nostri preserali. Grazie e alla prossima. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.